eccoci qui anche con un altro anche oggi in esterno e con un cavaliere, con un Midcloth, quindi ripeto, non abbandoniamo i nostri fans dei Midcloth, per carità, e soprattutto i nostri affezionati dei cavalieri dello zodiaco. Cosa hai perso? È scappato il sensei, che si è dimenticato qualcosa, non capisco cosa. Però qualcosa si sarà dimenticato. Cosa si sarà dimenticato? Cos'è? Un generale, vede? Ah! Figo, proprio l'ho sbingato. Continuavo a vedere che c'era qualcosa che non, che non ti quadrava. Non gli ha messo il pinocchietto. Vabbè. Tutto nel dogma, che è tutto in diretta. Un taglio sarebbe anche brutto da parte nostra nei vostri confronti. Esatto, e quindi adesso abbiamo messo il pinocchietto. Bene. Quindi, ma dove ti hai messo? Ma che ci mancava il pezzo? No, adesso il pezzo c'è, sucate. Allora, abbiamo un Gold Saint, un cavaliere d'oro. E che cazzo di cavaliere d'oro abbiamo? Abbiamo Saga dei Gemelli, che è il suo preferito. Beh, sì, addirittura lo godo quasi più del mio segno zodiacale. Beh, lui comunque è un cazzuto, cioè lui è uno spaccaculi per eccellenza. Raccomandato? No, sei una merda, il tuo raccomandato. Ma chi è il mio? Sciacca. Non è raccomandato. Sì, è. Lui è raccomandato, sei sempre questo, che dorma. È questo che raccomanda. Sei una merda, questo qui viene su. Vabbè, descriva allora, questa roba. Allora, cavaliere d'oro dei gemelli, che peraltro l'armatura non mi piace molto. A me l'armatura dei gemelli non mi è mai piaciuta, purtroppo. Non mi è mai piaciuto questi spoileroni. Invece a me piace. Anche sui gamboni. Vabbè. A me l'armatura è particolare. Sì, però nella sua particolarità non mi ha mai... Non ti ispira? No, allora per dire, mi piace di più l'armatura del mio segno, del Capricorno, o anche quella del Leone, anche quella dello Scorpione le trovo peraltro molto, molto armoniche, quella dell'Acquario, anche quella dei Pesci non è male. Il Pesce è bella. Non mi sono mai piaciute tra le armature d'oro, quella dei Gemelli, quella della Bilancia, Così quella del Toro, l'Ariete è molto bella, però quella ma di... il Toro ha l'armatura che si merita, cioè il Toro deve avere quella roba lì. No, ma indubbiamente, però se devo dire io a livello estetico, sì. A me ad esempio l'armatura dei Gemelli non mi ti piace. No, e addirittura la trovo ancora più imbruttita nel Soul of Gold, che poi andremo a vedere, la trovo molto imbruttita. Questa qui già regge comunque ancora. Sì, sì. Anche questo elmo, per carità, l'elmo è bello con le due facce. Sì, integrale, eccetera, che vediamo la faccia sorridente e la faccia cattiva. Sì. Però poi quando gli viene messo in testa sto scafandro, preferisco allora Capelli al Vento, perché comunque lui è un ficaccione. Sì. Dalla mano, poi mantello svolazzante, quando arriva lui tutti si cagano addosso, anche in Soul of Gold c'era Loki che ha fatto un chilo di merda quando ha detto no figa, c'è anche lui, porca puttana, infatti fa volare gli avversari con un dito, cos'è, sbraga il fratello di Orion, di Siegfried. Beh, adesso non mi ricordo, cioè, comunque sì, non trebula molto. E poi per cularlo lo lascia anche in vita, no, ma te sei talmente di merda che... Che non ti uccido neanche. No, cioè, te sei talmente scarso. Fai cagare. Sì, così per tutte non le... meriti no. di morire per mano mia. Esatto, una roba del genere, gli dice. Comunque questa è la versione, è la restamp, o almeno la riedizione, che viene chiamata Revival. Poi mi direte voi qual è la differenza che sta con la prima stampa, anche perché la prima stampa era che era arrivata a costare delle cifre tipo 300 euro, cioè 350 euro. Canon addirittura, che era un limited ancora di più. E il primo, quello più vecchio ancora, proprio il primo Midcloth, un cazzo. No, qualcosa vale, perché poi tra l'altro c'era dentro anche il pop, eccetera. Questo invece, che poi peraltro era uscita nel box di Saga, ha fatto anche il premium set dove c'era lui, il Soul of Gold,
e il pop, proprio all'interno di... Però io ho deciso di optare per questo, più il Soul of Gold singolarmente senza il pop, per un motivo molto semplice, perché Bandai ha fatto la terza scatola senza una terza figura, quindi tu non potresti esporre tutti e tre. Ah, ho capito. Il Soul of Gold, il totem di questo, e mettere la figura dentro al pop. È chiaro che peraltro voi potreste usare il vecchia figura del vecchio pop dentro all'altro Gemini, ficcarla dentro al nuovo trono e sareste già a posto. Però proprio io ho già il vecchio pop, quindi sei, che cazzo me ne frega, me ne frega a me di sganciare dei soldi così a culo, a manetta. Comunque io ho deciso per optare per questa soluzione e così ho fatto. Bel dorato, tra l'altro almeno questo Saga ha un dorato quasi platinato, infatti è molto chiaro come come dorato, è un po' più scuro ad esempio i piedi, vediamo anche la parte pettorale dell'armatura, mentre tutto il resto vediamo che è un oro molto bianco, comunque una doratura molto bianca. L'armatura è quella classica, poi peraltro quella dei gemelli, sono poi all'interno comprese delle parti aggiuntive, mani, la possibilità di metterlo a totem, eccetera. E normale, è normale. Di che? Qui adesso io ve lo posso anche far girellare nel contempo. Sì, perché questo ci sta. Dovrebbe starci, vediamo un po'. Non sono così certo. Sembrava. Poi abbiamo anche un po' di vento che rompe non poco. Perché può essere anche il vento che non gli permette di. Allora, aspettate un attimo che vediamo. Beh, adesso c'è del vento e non ci sta. No, non c'è verso. Col vento non. Il vento nel nord rompe i coglioni. Tenga la mano, tanto che io devo andare dentro. Cosa fa? Ma guardi che in che posizione devo stare per non far cadere ste cose. Infatti sta per cadere ignominiosamente. Non solo farvi vedere. È pesante il coso, il mantello. Il mantello, essendo forse un po' pesante. Ma lei sta riprendendo? Certo. Beh, comunque l'abbiamo girellata, adesso basta, cioè andate a fare con davanti le nostre mani. Esatto, cioè è andata a cagare. È vero, stile sensei. Ve lo faccio vedere di fianco. No, ma l'abbiamo visto. Allora, poi vabbè, c'è naturalmente la card. Che vi fa vedere, tra l'altro preso dal manga, una roba del genere, un po', sì, un po' fumettoso, boh, le istruzioni. Sì. È possibile metterlo in modalità Arles o comunque quando diventa cattivo. Cattivo, sì. Con vabbè, le varie faccioni, il ditone che indica. Sì. E la scatola. Il cappello bianco esatto, o grigio. Quando diventa, diciamo... Cattivello. Cattivello, quando diventa monello. Molto monello. Detto quello, ve lo possiamo pesare. Eh sì. E ve lo pagelliamo. E poi dopo lo pagelliamo. Diciamo che questa qui è stata una pura opera commerciale da parte di Bandai. Cioè, opera commerciale. Hanno voluto che... Vai. Allora. È stato un momento di defaianza. Esatto. Allora, come dicevo prima... Bandai qui ha fatto un'opera, tra virgolette, chiamiamola anche volendo commerciale, nel senso che comunque sia il vecchio Gemini era arrivato a costare cifre iperboliche e lo hanno riproposto e chi come me non l'aveva comprato al momento del bisogno si è ritrovato questa ristampa o comunque questa riedizione che fa comodo, un po' come uscirà poi anche... c'è una pellicina che mi dà fastidio. Uscirà poi anche la versione di Shaka Revival. Ah. Che anche Sensei non aveva. Adesso finalmente sono riuscito ad arrivare con lui al quinto Gold Saint AX, escludendo Shion, che era uscito anche lui AX. Quindi
Comunque per ora sono a 5, con Sciacca finalmente arriveremo a 6, speriamo poi di completarli un po' tutti. Purtroppo non vi ho fatto vedere, ma probabilmente mai vi farò vedere gli altri. Perché è tanto inutile. Ma vediamo un po' se poi resteremo senza roba. Senza roba, allora magari li andremo a riesumare. Questo diciamo che è una nuova edizione, mi mancava, che è praticamente uguale all'altra, e poi insomma Saga ci vuole, è inutile contare balle. Saga è il numero uno. Comunque, intanto qui si è spenta la straccio bilancia . E mi ricordo qual era il peso, però voglio avere un attimo la certezza di potervelo dire in diretta, che è 274 grammi, quindi abbastanza cicciotto, molto più posabile del precedente faccione Loki, perché è chiaramente un'armatura importante, ma molto più leggera, sì, insomma. Sì, esatto. Quindi adesso andiamo a pagellare Saga. Sì, senza timore. Allora, impatto estetico, io gli do un 8,5, perché ripeto, l'armatura d'oro dei gemelli comunque a me non è che non ti ispira. No. Materiali da 8. Verniciatura discretamente realizzata, difetti non ne ho trovati. Meglio di quelli di Loki. Sì, gli darei un 8 anche qua. Accessori, non tantissimi, qualcosa da 6. Sì, c'è dei ciuffi. Come... Usabilità 6, perché comunque sia un po' lo supporta. Ma non esageriamo. Che... Esatto, non c'è. Confezione tac, belloccia classica, sette. Rapporto qualità prezzo, beh, qui scendiamo come costo rispetto a un Loki che costava, che tanto non mi ha neanche detto, che comunque si attesta quasi attorno ai 200 euro, cioè, non è così buon mercato. Questo qui si attesta sul centone. Gli darei un 6,5 come rapporto qualità prezzo. Boh, questo se non avevate la prima stampa, questo è inutile, cioè, cazzo. Se dovete fare i cavalieri, dovete qua. Prendere tutti. Si può quasi dire che si parte da qua. Si potrebbe partire anche da lì. Si potrebbe anche partire da qua. Sì, non, sì. Poi ognuno parte un po' dove vuole, però si può partire anche da qua. Quindi, questo proprio ci vuole. Quindi per me è 8. A lei. Qui l'abbiamo promosso. Questo è proprio promossissimo. Il Soul of Gold vedremo. Quello vedremo. Si vedrà. Ciao.